Buongiorno a tutti. Prima di iniziare vi diamo alcune informazioni. Innanzitutto vi informiamo che il webinar verrà registrato e nei prossimi giorni pubblicato sul sito istituzionale di ANCI Lombardia. Al termine degli interventi ci sarà un momento di confronto nel quale avete la possibilità di partecipare prenotandovi nella sezione delle domande. Sempre nella sezione delle domande avete sempre la possibilità di scrivere i vostri quesiti che verranno poi inoltrati ai relatori. Intanto aspettiamo questi 5 minuti affinché anche gli altri partecipanti possano collegarsi e poi iniziamo. Ecco, mi sentite? Perfetto, benissimo, Buongiorno dottoressa, buongiorno. perfettamente. Credo. Sì. Ok. Salve, dottoressa Martino, credo che siamo già nella stanza con tutti i partecipanti, se non, quindi siamo già in diretta per capirci, se fossimo in una televisione. Per Esatto. cui, come dicevamo prima, aspettiamo ancora qualche minuto, quindi alle 10:40 iniziamo il webinar di presentazione del bando sui borghi storici. Pertanto chiedo ai relatori gentilmente di chiudere i microfoni e di riattivarli per le ore 10:40, così iniziamo la presentazione del webinar.
Buongiorno, mi presento, sono Maurizio Cabras di ANCI Lombardia e insieme a me c'è Piera Bismara del Dipartimento Cultura di ANCI Lombardia. Come sapete, stamattina abbiamo organizzato un webinar su un importantissimo bando sui borghi storici. Il webinar di oggi segue un webinar precedente nel 22 dicembre. Appena promulgata la DGR della Regione Lombardia, abbiamo immediatamente dato riscontro nell'attività di coordinamento con la Regione ai comuni su questa attività legata appunto alla presentazione di proposte per i bandi sui borghi storici. Nella giornata di oggi, come dicevamo il 22 dicembre, insieme alla dottoressa Bismara, ANCI Lombardia entra un po' più nel vivo della sua attività di supporto dei comuni. Stiamo infatti parlando di un accordo di collaborazione che, oltre ad ANCI, vede impegnati Polis Lombardia, Fondazione Cariplo, Union Camere Lombardia, Aria SPA, una squadra che appunto in supporto alla regione lavorerà per rendere il più possibile, come dire, facile e agevole da parte dei comuni la presentazione delle proposte sulle due linee, la linea A che è quella principale, ma anche della linea B. Il webinar di oggi quindi si organizza in questo modo. Ritorniamo sui contenuti del bando, è collegata infatti con noi la dottoressa Martino di Regione Lombardia, che ripercorrerà gli elementi più significativi della delibera, elementi che riprenderemo anche noi poi nella presentazione. Prenderà poi la parola la dottoressa Lorenza Gazzero di Fondazione Cariplo, che all'interno di questo accordo e nello specifico con ANCI Lombardia ha attivato un lavoro mirato, proprio mirato ad aiutare i comuni. E infatti il webinar di oggi è fondamentalmente a questo compito, darvi le informazioni di nuovo su quali sono i contenuti generali, ma la mattinata vorremmo proprio utilizzarla per spiegarvi nel modo più efficace possibile che cosa fa ANCI Lombardia insieme a Fondazione Cariplo per aiutarvi da qui alle prossime settimane. Siamo perfettamente consapevoli che oltre alla difficoltà temporale, stiamo agendo appunto nel periodo delle vacanze tra le festività natalizie dell'inizio dell'anno, l'Epifania. E in questa situazione poi c'è un'emergenza, si è riaperta un'emergenza Covid, che come vedete ci dà anche una difficoltà organizzativa. Stiamo lavorando infatti da casa per mantenere il più possibile protette, come dire, i lavoratori e le lavoratrici sugli aspetti appunto operativi. Quindi abbiamo qualche Se avete qualche, se vedrete qualche difficoltà tecnica è perché comunque abbiamo deciso di mantenere questo impegno e lo manterremo anche nei prossimi giorni, per cui ogni tanto ci sarà qualche difficoltà tecnica perché non potremo sempre essere nelle sedi istituzionali. Io credo di poter passare la parola ridicendo due cose, dottoressa Martino. La prima, lo dicevamo all'inizio, questo webinar è registrato. Registrare questo webinar ci dà la possibilità di metterlo nel sito istituzionale di ANCI e di poter dare a chi non ha partecipato oggi di poterlo rivedere. ANCI Lombardia ha deciso nel suo sito istituzionale, in un bottone dedicato, è un bottone blu, nel quale troverete PNRR i borghi storici, quindi abbiamo dedicato una sezione specifica che potete consultare e dentro questa sezione specifica, dentro questo bottone virtuale, abbiamo depositato tutti i materiali, la DGR, quello che abbiamo fatto il 20, quello che facciamo adesso, quello quindi sarà il contenitore senza andare a cercare mail nel quale pescare le informazioni. Per il webinar di oggi, a seguito delle nostre presentazioni, voi avete una sezione che vedete nel vostro pannello con su scritto domande. Utilizzate questa sezione con su scritto domande per porci dei quesiti, se avete da porceli subito, ma anche per dirci se volete intervenire. Quindi la sezione domande serve per quesiti e per chiederci se avete bisogno di intervenire oggi stesso alla conclusione delle nostre presentazioni. Credo di avervi dato tutte le indicazioni. Chiedo alla dottoressa Bismara se voleva, come ANCI, aggiungere qualcosa, o se no darei Piera la parola subito alla Sì. dottoressa Martino. Perfetto. Sono Allora, d'accordo, prego. prego, dottoressa Martino, grazie e do a lei la parola adesso. Grazie, grazie a voi, mi sentite? Ok. Perfettamente.
Ecco, perfetto. Allora siamo collegati con un po' di device, quindi appunto chiedo a voi di poter scorrere la manifestazione di interesse come già state facendo. Allora, come diceva il dottor Cabras, abbiamo avviato come regioni un fitto dialogo con il Ministero negli scorsi mesi che ha avuto ha registrato moltissimi incontri. Con un gruppo ristretto e poi con tutte le regioni per definire questo avviso, questa manifestazione di interesse messa a disposizione dal PNRR, dedicata diciamo alla rinascita dei borghi. Come forse già alcuni di voi sanno, la linea del Ministero del PNRR è articolata in due linee, la linea B, di cui non parleremo oggi, è quella che è costituito da un bando di emanazione ministeriale che è già sul sito del Ministero, a cui tutti i borghi potranno partecipare, tutti i borghi italiani potranno partecipare. Mentre quello di cui ci occupiamo oggi è la linea A, cioè una linea in cui il Ministero vuole proprio lasciare un segno importante in ogni regione, un segno esemplare, infatti si parla di borgo pilota, a cui destinare, 20 milioni per la rigenerazione di questo borgo. Rigenerazione in che senso? Poi vedremo bene nel dettaglio i requisiti, ma il tema è proprio quello di ridare vita a un borgo semi-abbandonato, insediando delle attività culturali, sociali, economiche, produttive, per far rinascere il borgo anche dal punto di vista appunto occupazionale e di insediamento di nuove generazioni anche rispetto alle generazioni più giovani. Quindi questa misura appunto a queste due côté. Noi ci occuperemo come regioni di spiegarvi quella che riguarda il borgo pilota, quello da 20 milioni di euro. Per far questo, Regione Lombardia, insieme alle altre regioni, ecco, due parole sul contesto. Il contesto non è semplice perché per tutte le misure del PNRR l'Europa sta dando dei tempi molto stretti. Il Ministero riceve questi tempi molto stretti, le regioni ricevono questi tempi molto stretti, i comuni quindi sono in questo caso condizionati da questi tempi molto stretti. Però diciamo che è una condizione di cui siamo un po' tutti. È il nostro quadro nel quale ci inseriamo, un quadro dato, non c'è stata proprio possibilità di modificarlo. Infatti, se vogliamo partire dalle criticità, per poi invece parlare delle opportunità, la criticità maggiore è quella dei tempi, perché noi, come percorso dobbiamo, consegnare al Ministero la scelta del borgo pilota entro il 15 marzo. Regione Lombardia ha fatto una scelta anche importante come dire, per cercare di rendere più efficace possibile questa misura, ancorché dentro questi paletti molto, molto stringenti, ha cercato di collaborare, come diceva il dottor Cabras, con gli enti del territorio che potessero aiutare anche i comuni a presentare un progetto. Per questo abbiamo scelto di siglare un accordo con ANCI, che appunto come oggi vedete è l'organizzatore di questo, di passati webinar dedicato a questa misura, in modo da poter raggiungere il più possibile tutti i comuni con questa informazione, con questa opportunità. Abbiamo coinvolto Fondazione Cariplo, perché con Fondazione Cariplo Regione Lombardia da anni collabora sul fronte della progettualità a base culturale. L'ultima esperienza è stata quella dei PIC, dei piani integrati culturali, ma Cariplo proprio nella sua mission quella di supportare il territorio nella definizione e nell'aiutare proprio il territorio a rigenerarsi e fare proposte culturali che siano solide e durevoli nel tempo. E abbiamo poi coinvolto la nostra area SPA per la parte, diciamo, ex infrastrutture lombarde, cioè un supporto più di natura tecnica per inquadrare i progetti che poi arriveranno, soprattutto dal punto di vista della loro cantierabilità, perché poi il progetto dovrà essere, come dire, concluso entro il secondo semestre 2026,
tempi del PNRR, abbiamo coinvolto Union Camere. Union Camere perché? Perché una delle condizioni per cui questo progetto sia accettato e abbia anche soprattutto le possibilità di avere un successo, di essere una cattedrale nel deserto, è quello proprio di insediare delle imprese. Quindi con le camere di commercio ci faremo accompagnare per, nella fase finale soprattutto, per capire come aiutare anche le imprese a insediarsi in questo borgo. Allora, per cui magari proviamo a... No, io, proviamo ad andare all'inizio. All'inizio in realtà ho detto queste cose, Fondazione Carico, Non Cabra, eccetera. L'oggetto dell'intervento, ok? L'oggetto dell'intervento lo potete vedere. Io magari poi avete tutti i materiali a disposizione, quindi sottolineo magari solo le parti più inerenti, no? Come vi dicevo, sostiene appunto la realizzazione di un progetto di carattere esemplare nel territorio lombardo, appunto per il rilancio economico di un borgo disabitato. Poi vedremo bene queste caratteristiche. E il progetto, come vi dicevo, è relativo a un territorio in stato di abbandono. Le strategie nazionali e regionali, abbiamo certamente inquadrato questo intervento collegandolo ad altre strategie. Noi come Regione Lombardia, forse alcuni di voi, anzi molti di voi forse sanno che abbiamo appena concluso un bando dedicato alla rigenerazione dei borghi storici, dove hanno partecipato 300 borghi, 330 borghi, e sono stati selezionati un centinaio. Ecco, lì naturalmente il taglio era molto diverso, perché l'intervento massimo, il contributo massimo era di 1 milione, qui invece il contributo è di 20 milioni. Anche se, e faccio già subito una parentesi operativa, se arrivasse un progetto da, cioè è difficile che arrivi un progetto da 20 milioni, 000, se arrivasse un progetto da 18 milioni, poniamo, i 2 milioni che non vengono utilizzati ricadono nella linea B, cioè vengono rimessi a disposizione del territorio lombardo per la linea a cui possono partecipare tutti i borghi. Se arrivasse da 22 milioni, evidentemente ci vuole un cofinanziamento, per essere coperto cofinanziamento. Torno alle strategie nazionali e regionali, appunto, queste strategie ben si inquadra, diciamo, questa linea di questa misura del PNRR, perché trova la Regione Lombardia anche molto preparata, nel senso che, appunto, avendo appena noi fatto un bando dedicato ai borghi, alla riqualificazione dei borghi, credo che molti di voi si siano anche messi in moto per appunto pensare una progettualità, ancorché di taglio differente, però di rigenerazione del vostro territorio. Diciamo quindi che non partiamo da zero. E qui abbiamo appunto ripreso i vari riferimenti normativi che hanno accompagnato la strategia regionale. Veniamo all'ambito di intervento. Allora, questa definizione di borgo viene data dal Ministero nelle linee guida che vedrete allegate nei materiali, è proprio presente nelle linee guida del Ministero. È appositamente, come dire, non è una definizione millimetrica, perché non esiste una definizione statistica di borgo, è una definizione che noi riceviamo e che vi rimandiamo come un piccolo insediamento storico, riconoscibile nella sua struttura. E come viene detto, nel caso di piccolissimi comuni può coincidere con il centro urbano, mentre in tutti gli altri casi è da intendersi come nucleo storico di antica formazione, isolato però, separato dal centro urbano e pertanto non coincidente col centro storico. Poi vedremo gli ulteriori dettagli. Sulle finalità, come vi dicevo, un po' ve le anticipavo, ok, riqualificazione degli spazi, ma non fine a se stessi, non si tratta di restaurare un borgo, punto. Bisogna anche riqualificare e trovare delle funzionalità d'uso. Quindi non saranno, come dire, ammissibili progetti con esclusive finalità di tutela o di restauro, eccetera, ma dovranno appunto essere rifunzionalizzati con attivazioni di attività imprenditoriali, culturali, sociali, eccetera. Quindi del patrimonio sia pubblico che privato.
Poi una cosa importante che voglio sottolineare è che quindi il progetto dovrà avere un insieme, si dovrà strutturare come un insieme coordinato di interventi, no? Quindi una progettualità coerente. E soprattutto deve essere un'iniziativa unitaria gestita da un soggetto attuatore pubblico. Cioè, quindi ci vuole un soggetto che potrà coincidere con il comune o con una partecipata del comune, eccetera. Appunto, che poi consenta la cantierabilità e l'effettiva messa a terra del progetto. Allora, caratteristiche del progetto. Qui cominciamo a entrare, cominciamo a entrare più nel dettaglio. D'accordo evidentemente col Ministero, abbiamo chiesto che ci sia presentato un modello di studio di fattibilità che faccia vedere, che mostri con evidenza gli aspetti gestionali e l'impatto occupazionale che può generare questa iniziativa. Sarà un modello di studio di fattibilità che non sarà rigidamente, fotocopiato sulla base del codice degli appalti, però non deve essere neanche un'idea, perché come vedremo dopo, il progetto deve ha dei tempi, ha delle, te ha delle condizioni molto precise che sono i tempi. Se si intuisce che il progetto è un libro dei sogni o come dire, non può essere concluso entro il secondo trimestre 2026, si perdono i soldi, quindi è inutile presentare un progetto che poi non ha un effetto. Possibilità di essere messo a terra, ecco. Quindi prevediamo appunto, ci dovrà essere un cronoprogramma e appunto, come vi dicevo, la realizzazione degli interventi entro il secondo semestre del 2026. La dotazione finanziaria, come vi dicevo, di 20 milioni e gli interventi previsti appunto dovranno prevedere un cofinanziamento pubblico-privato anche in base alla convenzione di Faro. E appunto potrà includere diverse funzioni nella rigenerazione di questo borgo, funzioni turistiche, funzioni legate alla cultura, legate all'istruzione, al welfare, all'ambiente. Quindi queste sono proprio come esempi. E infatti questo elenco che vedete è un elenco a mero titolo esemplificativo come tipo di azioni da sviluppare. Solo queste, ma possono essere anche altre. L'oggetto della candidatura può essere quindi presentata da un comune capofila che può coinvolgere appunto altri soggetti pubblici e privati. E poi il soggetto attuatore, importante, molto importante, come vi dicevo, i comuni proponenti. Qui c'è un errore. I comuni proponenti di ciascuna proposta individuano il soggetto attuatore al quale vengono delegate le responsabilità gestionali attuative dell'intervento. Il soggetto attuatore potrà coincidere con il comune o con altri enti pubblici o partecipati ed è quello che si impegna con il comune a realizzare il progetto. Ecco, veniamo ai requisiti. Allora, qui è molto importante capire i tre livelli, come abbiamo articolato la proposta in Regione Lombardia. Sotto questo punto 11, che si chiama criteri, andiamo un attimo sopra, perché voi siete già agli ambiti. Ok, criteri. Innanzitutto ci sono i requisiti. I requisiti sono quelli che sono stati dati anche qua a fronte di non lunghe interlocuzioni col Ministero, cioè un borgo significativo. Trend di abbandono demografico, quindi metteremo nelle domande che troverete su bandi online, ci sarà proprio una autodichiarazione che farà vedere come c'è un trend di discesa negli ultimi 20 anni. Quindi stato di abbandono di popolazione e con non più di norma 300 unità abitative. Questi sono i due requisiti che sono proprio molto semplici e sono oggetto di autodichiarazione da parte del borgo, anche perché non potevamo noi selezionare in base a questi due requisiti perché i dati Istat arrivano al comune, quindi diciamo che le vostre autodichiarazioni poi saranno verificate da Regione Lombardia e da Polis, dal nostro ufficio statistico, con diciamo con
sovrapposizioni cartografiche e territoriali che verificheranno, quindi evidentemente se lo autodichiarate, mi auguro che sia una dichiarazione veritiera. Quindi questi sono i primi due requisiti, di norma non superiore alle 300 unità abitative e con un borgo in condizione di abbandono, diciamo, di spopolamento progressivo. Quindi criteri di valutazione requisiti. Secondo, sempre nei criteri di valutazione, ambiti di valutazione. Questo è un altro punto molto importante perché riguarda il contenuto del progetto. Quindi il progetto deve soddisfare i requisiti e deve soddisfare questi ambiti di valutazione. Qui abbiamo cercato di mettere, come vedete, in ordine di priorità questi quattro punti. E come vedete, all'inizio i primi due punti sono lo studio di fattibilità che esplicita la realizzabilità e sostenibilità tecnico-urbanistica, economico-finanziaria e giuridico-amministrativa delle componenti del progetto, ovvero cioè un inquadramento, su questo ci supporterà appunto ARIA, l'inquadramento generale dell'intervento edilizio, gli obiettivi e le funzioni che dovrà svolgere la struttura interessata dall'intervento edilizio, la descrizione dello stato dei luoghi, la presenza di vincoli urbanistici, edilizio ambientali, il livello della progettazione, eventualmente già sviluppata ai sensi del codice degli appalti, la stima delle opere da realizzare entro il secondo semestre 2026, una stima dei tempi. E il secondo punto, come vedete, il programma attuativo è un cronoprogramma. Questi sono appunto messi in ordine di priorità perché si darà sicuramente priorità a quegli interventi, a quegli quei progetti che assicurano comunque una realizzabilità ragionevole, evidentemente. E poi, appunto, strategia del progetto con la definizione degli obiettivi e il coinvolgimento delle comunità locali anche per la fase di coprogettazione. Questo, quindi, siamo nel secondo ambito, caratteristiche del contesto che ci fa capire appunto come si insedia, come insiste sul territorio questo progetto. Terzo paragrafo che riguarda i criteri di valutazione sono gli elementi. Anche qui è come dire, un ambito suggerito dal Ministero e diciamo che nel valutare chi ha i requisiti, cioè popolazione e unità abitative, chi è più realizzabile, vedi gli ambiti appena succitati. Questi sono elementi che evidentemente non credo che ogni borgo potrà avere così tablè tutti insieme. Saranno, appunto, come dice il testo ministeriale, andranno considerati i seguenti elementi. Quindi, se l'iniziativa avrà un impatto occupazionale, se genera un'attività residenziale per una popolazione residente extralocale, se è un'area protetta, se è un sito UNESCO, eccetera, eccetera, se è dentro un itinerario, un cammino riconosciuto della Via Francigena. Quindi sono tutti elementi, diciamo, come se fossero tra virgolette premiali, cioè se un progetto ha i due requisiti, è cantierabile e ha tanti di questi elementi, effettivamente può avere delle buone chance. Allora, per quanto riguarda le procedure, noi pensavamo di articolarci con una segreteria tecnica che farà un'istruttoria formale, formata dai sottoscrittori dell'accordo, quindi ANCI, Cariplo, eccetera, e naturalmente Regione Lombardia, che vaglierà in primis i requisiti formali, quindi 300 unità abitative e lo spopolamento, e poi questi. Soprattutto anche gli ambiti di cui dicevo, cioè ad esempio qua sono riportati alcuni numeri, no? 4, 5, 6, 7, 8, cioè 7. Se un comune è presente in un sito UNESCO non è che si discute o è sì o no. Quindi la segreteria tecnica, come dire, sfronderà le parti più formali. Poi consegnerà al nucleo di valutazione i progetti, diciamo, che saranno ammissibili alla valutazione. E infatti il nucleo di valutazione si appunterà soprattutto sul progetto, quindi sulla paragrafo ambiti e sul paragrafo elementi, cioè quegli elementi dall'1 al 12 che invece sono più oggetto di valutazione, più qualitative, e qua sono indicati. Quindi la segreteria tecnica selezionerà in base ai requisiti formali, consegnerà al nucleo di valutazione
una rosa, diciamo, ampia per valutare invece la parte più progettuale. E a seguito, il nucleo di valutazione, come dire, selezionerà una rosa di non più di 20 proposte progettuali nella pagina successiva. Ecco, e qui intervengono ancora ANCI e ancora di più CARIBLO e non Camere, cioè si vuole arrivare a una rosa di non più di 20 proposte che sarà accompagnata dal punto di vista metodologico, cioè a perfezionare ancora di più il progetto in base ai requisiti che sono dettati dal PNR, un accompagnamento, una formazione, un'attività di capacity building. Ecco, di questi 20, evidentemente per il Borgo Pilota ne passerà uno, dico 20 perché è un numero ipotetico, eh? Potrebbero essere 5, potrebbero essere 7, cioè. Ne passerà uno, però tutto l'accompagnamento metodologico non è buttato via perché comunque sarà utile eventualmente anche per la partecipazione alla linea B del Ministero. Successivamente, quando verrà identificato il borgo pilota, si sottoscriverà poi una convenzione tra il Comune, il soggetto attuatore e Regione Lombardia. Ecco, noi poi, vabbè, scorriamo qua, c'è tutta la modalità di presentazione per aderire alla manifestazione di interesse, la troverete su bandi online, quindi i comuni credo che siano già abituati. La finestra è iniziata il 21 dicembre, aperta il 21 dicembre per applicare e sarà aperta fino al 24 gennaio. Su bandi online troverete, so che già alcune proposte sono già state caricate. Troverete appunto, diciamo, come dire, il form dove potete da una parte leggere tutto bene tutte le cose che vi ho detto e poi, come dire, applicare e compilare tutti i dati richiesti. Ecco, a questa fase, vabbè, magari scorriamo, ad esempio, trovate l'allegato A, dentro, ecco, dentro bandi online troverete, come dire, staccato, cioè non compilabile nel format, questo allegato che invece proprio vi aiuterà a descrivere con parole vostre, quindi in campi non normalizzati ma descrittivi, proprio le caratteristiche del progetto. Qui abbiamo, come dire, selezionato alcuni scheletri di cose, di item richiesti, verrà allegato un cronoprogramma dove potete farci capire, è allegato un cronoprogramma dove potete farci capire gli interventi. E come dire, comunque anche con un massimo di pagine abbastanza limitato per non avere, visti i tempi ristretti, anche troppo un'esagerazione di descrizione. Ecco, quindi qua ecco, il cronoprogramma. Mi premeva di dirvi che poi dopo il 15 marzo ci sarà una fase, diciamo, di raccordo con il Ministero, nel senso che il Ministero ha chiesto una fase di 3 mesi, cioè fino a fine maggio, per verificare se questo progetto pilota corrisponde ai requisiti richiesti appunto dal PNRR e anche per facilitare degli accordi eventualmente interistituzionali che possono facilitare la messa a terra di questo progetto. Allora, io diciamo che a grandi linee ho descritto un po' il percorso. Vorremmo anche poi coinvolgere le sedi territoriali di Regione Lombardia anche per supportarci nei passaggi valutativi, ma questo lo stiamo definendo, diciamo, in queste ore, appena emanata la manifestazione di interesse, stiamo già lavorando per gli atti successivi. Ecco, io immagino che poi, come noi regioni, voi comuni avrete tante domande. Faccio una premessa: le domande che avete voi, tante delle domande che avrete voi, le abbiamo poste noi al Ministero, purtroppo anche senza risposta, nel senso che il quadro nel quale noi ci stiamo muovendo è un quadro molto liquido, molto fluido. Il Ministero stesso ha segnato un ritardo significativo perché dovevamo uscire in settembre, siamo usciti il 9 di il Ministero è uscito il 9 di dicembre, quindi noi siamo andati in giunta, nella prima giunta utile, come i colleghi collegati sanno. Questo per dirvi, non spaventiamoci, nel senso che la situazione è questa per tutti, però è ecco, una situazione molto fluida. Ecco, ANCI, io lo ringrazio perché ci aiuterà anche con delle FAQ
a supportarmi il più possibile per avere, come dire, una gestione comune delle domande che avrete. Niente, io avrei finito e lascio la Grazie. parola ad Anci e a Calipro. Grazie mille, dottoressa Martino. Sì, come dicevamo all'inizio, il webinar di oggi proprio vuole entrare negli aspetti più operativi, proprio come se fosse una cassetta degli attrezzi che vorremmo presentarvi per iniziare appunto il lavoro, da subito, visto che non abbiamo tempo. Nel far questo ci siamo incontrati molto spesso con Fondazione Caripo, proprio per cercare, nella fluidità e nella difficoltà che esprimeva prima Regione Lombardia, di essere il più preparati possibili. Darei quindi adesso la parola alla dottoressa Gazzero della Fondazione Caripo, appunto per rinquadrare il suo ruolo e poi appunto nella collaborazione con ANCI. Dopodiché noi vi faremo vedere in una presentazione passo per passo tutto quello che siamo riusciti a fare in questi giorni per aiutarvi. Prego, dottoressa. Grazie e buongiorno a tutti. Io innanzitutto ringrazio appunto Maurizio Cabras di ANCI Lombardia e Simona Martino di Regione Lombardia che hanno già inquadrato il tema. Vorrei dire qualche parola sul perché Fondazione Cariplo ha scelto di aderire a questo accordo e su quale potrà essere il suo ruolo. Allora, Fondazione Cariplo in generale, diciamo nelle proprie linee programmatiche sul 2022, oltre ai propri obiettivi strategici che sono chiaramente stati rivisti dopo lo scoppio della pandemia, ha lasciato una linea aperta proprio al raccordo e della programmazione locale con il PNRR. Una linea, diciamo, quindi trasversale che ha lo scopo in qualche modo di favorire l'intercettazione di queste risorse nel modo ottimale per le organizzazioni del nostro territorio, considerandole chiaramente una grande opportunità. Questo va a toccare tutti i settori di intervento della fondazione e l'ipotesi di lavorare o con strumenti che vadano erogativi, che vadano, come dire, a sostegno delle linee del PNRR, oppure anche attraverso azioni che vadano a favorire collaborazioni ed alleanze per appunto una gestione più efficiente di queste risorse. In questo caso, diciamo, siamo proprio in questo scenario, cioè Fondazione ha scelto di aderire a questo accordo con Regione, vedendo l'opportunità di aiutare, diciamo, a gestire delle risorse molto importanti sul nostro territorio, nel settore cultura in particolare, attraverso la collaborazione con l'istituzione pubblica e con altri appunto soggetti che in questo caso sono parsi i più opportuni. La collaborazione con Regione Lombardia, come accennava Simona Martino, non è nuova. Abbiamo lavorato, se rimaniamo su questi temi, diciamo, con la DG Cultura sul tema dei distretti culturali e più recentemente appunto anche con Unioncamere sui piani integrati per la cultura, dove abbiamo promosso un percorso di in qualche modo qualificazione della progettazione in vista poi del bando regionale sui piani integrati. Là avevamo dato un contributo a una ventina di soggetti per realizzare degli studi di fattibilità e poi avevamo proposto un percorso di formazione e accompagnamento. In questo caso, visti anche i tempi e visti, diciamo, gli obiettivi delle linee guida ministeriali e della manifestazione di interesse regionale, la modalità è un pochino differente, ma l'obiettivo rimane quello, cioè andare a supportare le organizzazioni del territorio, che in questo caso sono prevalentemente le amministrazioni pubbliche, o meglio in prima linea, andare a supportarle nella definizione degli interventi e nell'affinamento della progettazione che poi sarà candidata sugli strumenti erogativi di questa linea del PNRR. Questa linea, diciamo, è diciamo, inoltre molto vicina a molti temi che la Fondazione ha trattato e tratta tuttora, come molti di voi diciamo, sanno, prima di tutto quella della valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, che da tanto tempo ormai la Fondazione propone come con progetti di sistema, di rete, superando un pochino la logica del singolo intervento di recupero, ma cercando di far lavorare appunto i soggetti in collaborazione, andando a individuare anche proposte di riuso di questi edifici che vadano a valorizzare attività economiche, non solo culturali, tradizionali dei nostri territori.
E inoltre, diciamo, non posso non citare l'esperienza del programma Attivare sul rilancio delle aree interne, un programma intersettoriale in cui il tema dei borghi è chiaramente centrale, inquadrato appunto in una logica di sviluppo dei territori che vadano a toccare non solo, diciamo, la componente culturale, ma in connessione con tutte le altre vocazioni di un territorio, e mi sembra che molti di questi spunti si ritrovino sia nelle linee guida ministeriali che nella manifestazione di interesse della Regione Lombardia. Per far tutto questo abbiamo condiviso l'ipotesi appunto di lavorare con ANCI Lombardia in questa occasione, perché chiaramente, come dicevamo, i principali destinatari sono le amministrazioni comunali, quindi ovviamente il soggetto più opportuno, e anche perché forte dell'esperienza recente dei centri di competenza che ha attivato sui due bandi regionali sulla rigenerazione urbana e dei borghi storici, e quindi ci sembrava, diciamo, un'esperienza molto utile e calzante per il percorso che abbiamo immaginato per questa fase che ha tempi molto, molto ristretti. A questo punto io lascerei appunto ridarei la parola ad Anci per entrare poi nel merito della descrizione del percorso, chiaramente rimanendo a disposizione poi per eventuali chiarimenti o approfondimenti. Grazie. Grazie mille, dottoressa. Io chiedo allo staff di ANCI se può già mettere in campo la presentazione che abbiamo preparato. Allora, la prima informazione che vi diamo è questa: con Piera Bismara, che è la responsabile del Dipartimento Cultura, abbiamo già attivato attraverso delle circolari tutte le informazioni che di volta in volta abbiamo raccolto ed elaborato insieme alla Regione. Quindi, se non le trovate, siccome i comuni conoscono le nostre circolari, perché sappiamo che ve ne mandiamo molte, perché stanno succedendo tantissime cose, come vi dicevo, abbiamo fatto un bottone dedicato virtuale, quindi un luogo nel quale voi all'interno del sito istituzionale di ANCI trovate tutto ciò che è stato inviato e pubblicato. Quindi quello è il contenitore che facilmente un sindaco, un assessore o l'ufficio tecnico che ad oggi non ha avuto modo o tempo di poter accedere, sa che entrando nel sito di ANCI Lombardia, nel pulsante PNRR Borghi Storici, trova lì dentro depositati tutti i materiali, oltre alle cose che vi raccontiamo adesso. Con Piera Bismara abbiamo anche condiviso la necessità di risollecitare, dopo aver informato tutti i comuni, tutti, non una ma più volte, di risollecitare in modo esplicito i comuni che avevano partecipato, come diceva prima la dottoressa Martino, al bando regionale dei borghi. Quindi abbiamo, come dire, risegnalato, riattenzionato a loro in modo specifico. Molto probabilmente dovremmo continuare in queste ore a trovare ulteriori modalità affinché si abbia la certezza che i comuni la notizia ce l'hanno. Raccolta questa notizia, a questo punto l'operazione che noi abbiamo fatto, come anticipava a Fondazione Carico, abbiamo rimesso in campo la squadra dello sportello dei centri di competenza che aveva già lavorato mesi fa con la Regione sul borghi e rigenerazione. Allora, adesso che cosa vi presentiamo? Intanto una sintesi delle cose che la dottoressa Martino ci ha raccontato, dicendo questo. È sempre fondamentale ed importantissimo guardare il documento della DGR. Quindi, quando si vuole leggere nel dettaglio e capire bene, ritornate sempre alla DGR. Questa altro non vuole essere che una sintesi che rimette in luce, come dire, gli aspetti più importanti. Questa presentazione viene allegata alla fine nel bottone di ANCI, pertanto se un sindaco, un assessore, un ufficio tecnico volesse avere un'idea di massima, riteniamo che in queste poche slide abbia un riferimento importante. Ma poi le cose vanno lette puntualmente nella DGR regionale. Qua richiamiamo le due linee, come diceva la dottoressa Martino, la linea A e la linea B, e in questa cosa mettiamo le differenze fondamentali. Nella linea A sono le regioni e le province autonome ad avere un ruolo importante, nella linea B il rapporto tra gli enti locali e direttamente col Ministero. Le risorse sono messe queste. Nella seconda slide che abbiamo preparato, abbiamo fatto in una schedina, come dire, i punti principali, che cos'è A e che cos'è B. Quindi nella linea, i borghi nella linea A possono arrivare ad un massimo a livello nazionale di 21 progetti, nella linea B almeno 229 proposte. L'almeno lo diceva la dottoressa Martino, perché potrebbe essere che i progetti non devono fare 20 milioni, 000. Ecco, quindi prima cosa, non dovete diventare matti ad arrivare a quel numero preciso. Possono essere 18, 17, possono essere, come dire, quello che il territorio esprime.
In questo caso quello che avanza finisce nella linea B e quindi la linea B eventualmente potrà finanziare ulteriori progetti. I caratteri di ammissibilità li abbiamo sintetizzati, i due fondamentali, centrali sono l'indice di spopolamento e le unità residenziali non superiore a 300 unità per quanto riguarda la linea A. Quindi qua dico ed estremizzo nella linea A, il borgo non è necessariamente il perimetro del comune. Il borgo è un'unità territoriale e urbana che potrebbe, non dovrebbe essere anche all'interno di comuni grandi. Può partecipare un comune grande? Assolutamente sì, se il borgo ha quelle caratteristiche. Mentre invece il comune grande non può partecipare nella linea B, perché lì viene messo un tetto fino a 5.000 abitanti. Quindi anche questo, come diceva la dottoressa Martino, non è una scelta della regione. Immagino che la regione abbia lavorato, come sempre in questi tavoli, tanto tra le regioni e il ministero, ma questo è il risultato. La competenza nella linea A, regioni e province, nella linea B, ministero. Strumento, nella linea A, quello che vi stiamo presentando è una prima manifestazione di interesse, perché l'obiettivo, come diceva la dottoressa Martino, è di aprire a tutti i comuni, tutti e 1500 comuni, attraverso uno strumento abbastanza semplice, che è la manifestazione di interesse, per poi arrivare in una fase successiva ad un solo progetto. La competenza invece nello strumento, nella linea B, quello di competenza del Ministero, è l'avviso pubblico. Linea A 420 milioni, linea B 580 complessivi. Scadenze uguali, 15 marzo per uno, 15 marzo per l'altro. Quindi dovremmo anche essere capaci con Fondazione Carico, con Regione, di essere più rapidi possibili poi nel trasferimento eventualmente dei progetti che non passeranno nella linea A e portarli subito nella linea B. E quindi qua dovremmo mettere non solo simpatia, ma molta intelligenza e capacità tecnica per utilizzare tutto quello che utilizzate. Finisco sulla linea B dicendovi, ma questo lo trovate, è proprio una schedina per poterla far girare tra gli amministratori, ma anche mentre prendete un caffè. Guardate, c'è la schedina di ANCI, so che c'è la linea B. Ma che cos'è la linea B? 380 milioni vanno ai comuni. 200 invece milioni vengono affidati alle imprese all'interno di questi progetti. Quindi il 580 che vedevate è la sommatoria di due cose. L'abbiamo schematizzato qua. Quanto posso prendere in questo borgo? Fino a 1.600.000 per comune. Quindi questa è una schedina che vi permette, come dire, di capire agli punti fondamentali. Lo ridico, per studiarla bene non si guarda la schedina, si deve poi tornare alle linee guida per fare i giusti approfondimenti. Passiamo adesso a solo darvi un'indicazione, la prossima slide. Ecco, questo è l'indirizzo per la linea B con il quale voi dovete comunicare direttamente a Roma. Come sapete, Regione per prima, ma ANCI subito dopo, e in particolar modo la dottoressa Bismara, non è che il rapporto comuni-stato noi ci tiriamo indietro perché lavoriamo solo con la Regione, ma ovviamente faremo tutto quello che noi potremmo fare per aiutare i comuni anche nella linea B, benché il rapporto sia tra comune e Stato. Quindi questo ad oggi, dal 3 gennaio, è il punto di riferimento al quale voi potete scrivere comuni verso il Ministero. Entriamo adesso invece in quello che è, tra virgolette, più di casa nostra, quindi nella linea A. Nella linea A noi abbiamo richiamato proprio in sintesi i punti che la dottoressa Martino ha già messo in luce nella sua relazione. Quindi, uno, la prima cosa importante, definizione di borgo. Il riferimento, come diceva la dottoressa Martino, è al punto 11 sotto punto 4. Quindi qua in questa slide trovate che cos'è un borgo. Ma attenzione, nella definizione del borgo richiamiamo, come diceva la dottoressa Martino, attenzione, il numero di unità immobiliari e residenziali non superiore a 300 unità. Quindi nella parte verde di questa cosa trovate, come dire, il primo punto di partenza in cui richiamiamo la vostra attenzione. Di che cosa si tratta? Lo ridiciamo, sono risorse disponibili fino a 20 milioni di euro per un unico progetto. Le caratteristiche in questa fase, cioè noi dobbiamo arrivare a marzo con qualcosa che assomiglia allo studio di fattibilità. Non è lo studio di fattibilità, ma deve avere tutti quei contenuti affinché noi si possa presentare a Roma dopo questo percorso, che inizialmente coinvolge tutti e poi necessariamente seleziona alcuni per poi arrivare a un progetto, per arrivare a che cosa? A fare uno studio di fattibilità che abbia le caratteristiche dello studio stesso. Attenzione, non è solo l'edilizia, la dottoressa Martino l'ha ripetuto più volte, qua è importante anche che il progetto contenga aspetti occupazionali e residenziali, ecco perché c'è Unioncamere.
non è solo comune, ma può partecipare anche un progetto privato. Quindi è coinvolgibile, quindi la parte pubblica e la parte privata. E attenzione, il soggetto attuatore può coincidere col comune, ma potrebbe eventualmente coincidere con altro soggetto. Quindi anche qua l'abbiamo un po' imparato anche nel bando della regione. La dimensione dei borghi e la partecipazione alla costruzione delle politiche di governo è molto articolata, quindi sappiamo che ci sono tante cose e queste cose andranno un po' capite e accompagnate, però il messaggio chiaro è: può partecipare il comune? Assolutamente sì. Il comune può coinvolgere soggetti privati. Il soggetto attuatore non necessariamente deve essere per forza il comune, ma possono essere altri. Quindi c'è un livello di libertà abbastanza significativo. Andiamo nella prossima. In questo caso chiamiamo criteri di selezione. La valutazione, punto 11, come diceva prima la dottoressa Martino, ci richiamano questi punti: coprogettazione, programma attuativo e cronoprogramma, e qua la cosa, il tema interessante è arrivare alla fine del 26, strategie di progetto, coinvolgimento delle comunità locali e caratteristiche del contesto. In poche parole, il requisito del borgo, tenendo fermo quello che dicevamo prima, unità territoriale, almeno 300 unità abitative, deve essere una struttura insediativa storica e deve contenere questo indice di spopolamento. Il borgo potrà coincidere con il centro urbano del territorio comunale, nelle realtà più grandi però il borgo è da intendersi come un nucleo storico. Io credo che in questo caso, se posso permettermi di dare un suggerimento ai comuni, il coinvolgimento della parte dell'ufficio tecnico è importante, cioè di chi si occupa nel comune di pianificazione, sa che va immediatamente a leggere i documenti del PGT e molto molto probabilmente in questo caso andrà a leggere i documenti del piano delle regole per andare a vedere appunto qui la conformazione e la configurazione che ciascun comune ha dato al proprio tessuto storico. Il numero delle unità immobiliari, diciamo prima, non deve essere superiore a 300 unità. La finalità, l'abbiamo detto, è manifestazione di interesse. Sono due documenti, allegato 1, descrizione del progetto e cronoprogramma. Tutto deve entrare nella bandi online, cioè la piattaforma è lo strumento con il quale si deve dialogare con regione. Anche qui suggerisco, ma io credo che ormai i comuni dalla legge 9 alla legge 4 la piattaforma la conoscono abbastanza bene, però può succedere che qualcuno per mille motivi non c'è entrato, non potete mandare progetti ad ANCI, non dovete mandarli a fondazione, non dovete neanche mandarli alla dottoressa Martino, ma dovete usare la piattaforma bandi online, perché quello è lo strumento con il quale si dialoga. E come diceva la dottoressa Martino, se ci fossero delle difficoltà poi intervengono gli esperti della piattaforma: fai troppo carichi, non riesco a collegarmi, non riesco a fare una cosa, vi si aiuta anche se ci fosse un problema da questo punto di vista. L'altra cosa che mi fa tremare i polsi è entro il 24 gennaio, oggi ne abbiamo 29 dicembre, il mondo si riattiva il 10 di gennaio. Noi non potevamo permetterci, e credetemi, guardate, si è fatto veramente tanto, di non lavorare anche tra Natale e Capodanno, e soprattutto dovremo lavorare tra il primo dell'anno e la Befana. Non possiamo perdere un giorno. Allora, perché sappiamo che questa data del 24 gennaio non è una cattiveria, ma è per poi darci la possibilità di arrivare a un progetto, altrimenti davvero corriamo il rischio di inciampare. La prossima. Che cosa facciamo con Fondazione Carico? In realtà cosa facciamo tutti, ma in particolare noi di ANCI e Fondazione Carico. La prima cosa che vogliamo fare è supportare i comuni nell'informazione, quindi essere attenti da adesso, ma in realtà l'abbiamo fatto da qualche giorno fa, ad aiutarvi a presentare la manifestazione di interesse. La manifestazione di interesse non è ancora il progetto finale, ma è quello che permette alla regione di capire se un comune ha tutte le caratteristiche per poi arrivare al 15 di marzo. Quindi è una manifestazione di interesse. Più articolata, più è fatta bene e più è facile poi essere selezionata nella rosa dei 20, fino a un massimo di 20. Perché poi vi si accompagna nella seconda fase. Quindi noi da questo punto di vista, vediamo successivamente, non solo vi rispondiamo, ma vi aiutiamo e vi guidiamo a capire tutto quello che c'è da capire. Quindi se c'è un dubbio, non ho capito cosa devo fare, cosa non devo fare, per fare la manifestazione di interesse, noi ci siamo. Saremo poi invece a supporto, una volta selezionati una rosa ristretta, a
aiutarvi a compilare il miglior studio di fattibilità, il miglior studio che assomiglia allo studio di fattibilità per poterci presentare a Roma. Ricordiamoci che metteremo in campo tutto ciò che è possibile affinché no, nel momento in cui non si verrà selezionati, di rimettervi nella linea B, in modo che questo sforzo non viene buttato, ma viene, come dire, riconvogliato nell'altra linea. La prossima. Dal 29 al 24 gennaio noi apriamo lo sportello per i quesiti. Quando entrerete in questo sportello dei quesiti, troverete non una pagina bianca, scrivi la tua domanda, ma proveremo anche a guidarvi in modo che sia il più semplice possibile. Molti di questi comuni che hanno delle fragilità non hanno strutture tecniche che possono, come dire, improvvisare in così poco tempo chissà quali quesiti. Allora ci è sembrato opportuno guidarvi, quindi non troverete, quando entrate nel form di ANCI dello sportello di aiuto alla compilazione della manifestazione di interesse, una pagina bianca, ma vi daremo proprio, come dire, degli schemi di riferimento il più semplificato possibile, che vi aiutano e vi guidano a interpretare nel miglior modo possibile i contenuti della DGR. Da gennaio a febbraio, come diceva la dottoressa Martino, tra commissione, segreteria tecnica e commissione, pancia a terra a guardare tutto quello che arriva per selezionare fino a un massimo di 20 progetti, di 20 proposte. Dal 18 febbraio al 4 marzo noi inizieremo, spero qualche giorno, magari se riusciamo, magari anche qualche giorno prima del 18 febbraio, invece ci attiveremo subito per fare dei laboratori di progettazione finalizzati ad aiutare le proposte che sono state selezionate. Il 15 marzo dobbiamo presentare la proposta al MIC, ma anche in questo caso con Fondazione Cariplo ci siamo un po' dati il compito anche di seguire questo processo di chi finisce a Roma e vedere, quindi monitorare poi appunto la fase finale. ANCI, quando inizierete a compilare i quesiti, risponderemo a due livelli. Se le domande che ci porrete sono semplici per noi, che ormai sono giorni che leggiamo questi materiali, vi rispondiamo entro 24 ore. Quindi a quesiti che per noi, che l'abbiamo letto da un po' di tempo, riteniamo di poter, dentro lo staff di ANCI con Fondazione Cariplo, rispondere immediatamente, in 24 ore vi rispondiamo. Non risponderemo mai, mai, mai al telefono. Non alziamo sul telefono, ma i quesiti dovranno essere scritti, perché il comune deve formularci attraverso questo form qual è il dubbio che ha, cosa non ha capito, in modo che io, a partire da un testo scritto, posso a mia volta scrivere una risposta. Ci potranno essere dei quesiti più complicati, dal tema degli aiuti di Stato alle forme di partenariato pubblico-privato. A io non sono sito UNESCO, perché so che ci sarà questo caso, figurati se poi non colpisce la sua. Ci sarà un caso in cui sto per diventare sito UNESCO, perché abbiamo inoltrato la domanda, ma formalmente, e in questo caso cosa sono? Sono o non sono? Le vie di mezzo. Allora, in quel caso, che c'è una qualche complicazione, avremo bisogno noi di ANCI, insieme a Fondazione, insieme alla Regione, di qualche ora in più per potervi dare una risposta puntuale. E dove non sapremo rispondervi, per come diceva la dottoressa Martino, non dipende né da noi, dalla regione, ma dal governo, vi diremo: guardate, siamo arrivati fino a qua, caro comune. Ti informiamo che non possiamo completare la risposta in modo esaustivo, come chiedi, perché il ministero non ci sta rispondendo. In modo che così mettiamo in chiaro tutti i passaggi. Alcune di queste domande verranno poi sottoposte, i tempi sono rapidissimi, in FAQ, in modo che alcune cose le trovate già risposte pubblicate. Noi faremo questa attività, come vi dicevo prima, ANCI ha già questa struttura su due livelli. Abbiamo una squadra di lavoro, che è quella che risponde immediatamente ai quesiti della Regione Lombardia, al primo livello, che sarà composta da 4 persone, alcune sono già presenti che ci stanno e lavorano in ANCI per presentare quello che voi vedete, e poi invece ci sarà uno staff di secondo livello, dove abbiamo dentro delle competenze capaci di aiutare i comuni nel dare delle risposte, come dire, esaustive, ma soprattutto per aiutare nella fase successiva di febbraio di accompagnamento progettuale. Possiamo andare alla prossima? Quindi, come dicevamo prima, la segreteria tecnica all'inizio di febbraio darà, aiuteremo la segreteria tecnica, facciamo parte di questa segreteria tecnica per selezionare i 20 casi, o fino a un massimo di 20 casi. Una volta selezionati passeremo appunto dei laboratori per accompagnare i comuni a fare il meglio possibile sui loro progetti. Avanti.
Cosa sono questi laboratori? Questi laboratori sono, noi dovremmo immediatamente per ambiti tematici, ambito urbanistico, ambito economico, ambito ambientale, ambito della, come dire, della valorizzazione del processo di riqualificazione della residenza, per tutti i temi che già conosciamo, un po' perché li abbiamo visti con le domande, un po' perché ci siamo letti bene i bandi. Quindi noi abbiamo uno staff di esperti che abbiamo costruito con la Fondazione Carico, che per ambiti tematici è pronto a dare un aiuto immediato al comune. Quindi appena abbiamo selezionato fino a un massimo di 20 casi, faremo immediatamente, nel primo giorno, una batteria specifica e precisa di seminari informativi. Abbiamo visto che in queste 20 proposte c'è una sorta di, c'è una certa criticità per gli aspetti economici. Sono molto sviluppati sull'aspetto urbanistico, ma c'è una criticità sugli aspetti economici, perché poi Roma deve approvarlo quel progetto. E quindi a questo punto daremo ai comuni, li richiamiamo subito all'interno di un webinar e gli diciamo: guardate, vi suggeriamo di fare questo, questo e quest'altro. Se per caso non basta questa cosa qua, poi noi tutto il mese di febbraio siamo attivi per poter rispondere puntualmente su temi specifici a domande, quindi i nostri esperti entreranno, diciamo, ma io non ho capito di quella forma di partenariato pubblico-privato se deve essere un accordo di programma o deve essere un project. E se un project va bene, quindi anche su queste cose abbiamo bisogno di persone molto preparate e quindi vi accompagneranno su tutti i temi. Quindi noi lavoreremo nel mese di febbraio, vi accompagneremo più fisicamente, sperando che questo virus la smetta di dar noia e quindi di poter avere anche dei rapporti più diretti con i territori per ambiti tematici e trasversalmente sui temi che servono. La prossima. E quindi in sintesi, per concludere, uno. Da subito siamo pronti per rispondere alle manifestazioni di interesse. Quando ci chiamate, quando ci manderete delle mail, a partire dal 3 di gennaio, sperando che siamo tutti ancora così, quindi dal 3 di gennaio noi attiviamo questa cosa, quindi vi vedrete in una mail, voi entrerete nel pulsante di ANCI e direte: voglio fare una domanda, e lì verrete immediatamente catturati. Se la domanda è semplice, entro 24 ore vi rispondiamo. Se la domanda invece è più articolata, avremo bisogno di un giorno in più, entro 48 ore vi daremo una risposta. Il non rispondere, se non rispondiamo, lo diciamo. Cioè, attenzione, ci hai posto questo quesito, non abbiamo raggiunto la fonte o non sappiamo bene cosa dirti più di quello che è in casa nostra. Quindi, se una cosa dipende molto dal Ministero, ovviamente noi vi diremo, fin quando non abbiamo la risposta del Ministero, non sappiamo risponderti. Quindi, non staremo mai zitti. Anche alle cose più complesse risponderemo che abbiamo bisogno di più tempo, stiamo istruendo il caso. La seconda cosa che facciamo, finito il mese di gennaio, quindi da adesso fino al 24 gennaio, aiutiamo nell'ultima settimana di gennaio e nella prima di febbraio la Regione Lombardia a selezionare i casi più importanti, fino a un massimo di 20. E da quel momento, da febbraio, ci mettiamo pancia a terra a aiutare i comuni per competenze specifiche sui temi ambientali, amministrativi, partenariato pubblico-privato, aspetti economico-finanziari, aspetti urbanistici, aspetti ambientali, aspetti di coprogettazione. Quindi su ambiti tematici ben dati abbiamo dei riferimenti che vi saranno di supporto legale, tecnico e urbanistico-procedurale. A quel punto, l'ultimo punto sarà quello della candidatura del progetto pilota. Faremo tutto quello che per tempistica e modalità sia utile e necessario affinché i progetti che non verranno selezionati siano immediatamente convogliati nella linea B. Certo, se hanno le caratteristiche della prima slide che vi ho fatto vedere. Se un comune sopra i 5.000 abitanti, magari ha tutte le caratteristiche del mondo, ma in questo caso non può finire nella linea B. Come vedete, come ANCI Lombardia, in particolare il presidente Mauro Guerra, ha insistito e continua a insistere con molta forza che tutto ciò che viene fatto deve essere poi recuperato in altri finanziamenti. Quindi non va mai escluso che in questo momento in cui le risorse ci sono, tutto ciò sia eventualmente riciclato da un punto di vista progettuale e sia rimesso in campo per ulteriori opportunità. Quindi progettare oggi è comunque una fase importante perché le possibilità di finanziamento poi vengono trovate. In questa slide trovate appunto i riferimenti di dettaglio per entrare nel nostro sito, ma soprattutto la mail di riferimento è staff@anci.lombardia.it. Che è la mail dalla quale noi immediatamente, non è vero, a partire dal 3 gennaio iniziamo questo percorso di, come dire, di accompagnamento.
Io credo che il numero della Piera Vismara l'abbiano anche in tantissimi, per cui la Piera ovviamente, ma anche il sottoscritto, qualunque cosa poi chiamateci. Noi stiamo cercando di rendere tutto il più sistematico possibile, il più ordinato possibile, benché non abbiamo il tempo. Per cui questa è la modalità. Se qualcuno vuole chiamare, anche per farci gli auguri, noi di fine anno comunque magari vi diciamo anche qualcosa sui borghi, per cui siamo sempre a disposizione, come sapete. Questa però è la modalità più ordinata possibile. Io non la farei troppo lunga perché veramente abbiamo tanto da fare, per cui se ci sono delle domande rispondiamo subito. Chiedo Sono arrivati dei quesiti. Sì, grazie. allora ci chiedono innanzitutto se l'intervento può interessare anche i mobili privati. Poi ci chiedono se il dottor Lambri del comune di Torre Barreti ci chiede se voleste proporre la località di Castellaro, che è fisicamente staccata dal comune di 3 km, se ha le caratteristiche per poterlo fare, e poi ci è arrivato un quesito in riferimento alla graduatoria dei progetti del precedente borgo di, del pre precedente bando, scusate, di Regione Lombardia sui borghi storici. Ci chiedono se esiste la possibilità, in caso di nuovi fondi, appunto, che i progetti esclusi da quel bando possano essere rifinanziati seguendo quella graduatoria. Questi sono Grazie. i quesiti che sono arrivati. Grazie Jessica. Io darei subito la parola alla dottoressa Martino. Mi permetto, dottoressa, scusi, perché mi sono un po' entusiasmato, per questo sono... Allora, poi le lascio subito. Allora, la prima cosa è, per rimettere un po' di metodo, tutti quelli che ci hanno posto questi quesiti, perché alcuni sono importanti anche per altri, per cortesia scriveteceli. Per cui vi richiediamo di prendere questo metodo, soprattutto alla prima domanda, chiediamo a chi l'ha formulata di avere pazienza e trovare un secondo a partire dal 3 gennaio di riporci il quesito per iscritto. Può essere, deve essere solo pubblico, deve essere solo privato. Nel rispondere che può essere anche privato, una volta che noi usiamo questa risposta, vale anche per gli altri. Per cui vi chiediamo gentilmente, in chi ha formulato il quesito, di rimetterlo dentro la nostra piattaforma, dentro il nostro form, in modo che poi noi questo quesito, a cui rispondiamo in 24 ore, anzi stiamo rispondendo in pochi secondi, però lo possiamo poi generare per gli altri. Quindi questa è la prima notazione metodologica. Sulla questione, sugli altri due quesiti che venivano posti, degli aspetti geografici, urbano-territoriali, mi verrebbe da dire, quindi delle configurazioni, lascio appunto alla dottoressa Martino. Sì, allora, per quanto riguarda il bando, parto l'ultima domanda, per quanto riguarda il bando regionale, sarà possibile scorrere la graduatoria? Allora, è un bando in capo alla DG Territorio. So che appunto la graduatoria è stata scorsa una volta, a fronte di uno stanziamento di risorse aggiuntivo. Per ora mi risulta che quindi la graduatoria è ferma, nel senso che, come dicevo, sono stati approvati 95 progetti, e a meno che ci siano ulteriori stanziamenti da parte del Consiglio e della Giunta, la graduatoria è ferma. E per quanto riguarda gli interventi, possono essere appunto su edifici pubblici, edifici privati. E per quanto riguarda la caratteristica del borgo di cui veniva fatta la domanda, niente, bisogna capire, sì, se il borgo separato va bene, dovrete poi capire, in base ai requisiti che dicevo prima, se il borgo che volete candidare ha quei requisiti, ecco, come lo spopolamento, le unità abitative, eccetera. Grazie dottoressa. Io posso aggiungere un pezzettino sul tema dei borghi regionali. Quindi, come diceva la dottoressa Martino, il bando regionale sui borghi aveva delle specificità. È stato fatto appunto un lungo lavoro e anche, come dire, minuzioso lavoro in cui di volta in volta la regione, nel momento in cui trova fondi, va a scorrere appunto i progetti.
La cosa che noi invece ci siamo preoccupati all'interno di ANCI è di informare quei comuni che avevano presentato la proposta progettuale dei borghi e di verificare se rispetto alle caratteristiche di oggi quel progetto potesse ripartecipare. Quindi per noi era importante, caro comune, guardati un attimo se per caso nella proposta che hai fatto della regione hai già quelle caratteristiche, sei sotto i 5.000 abitanti, se così e così. A questo punto provaci, cioè prendi e ripartecipa alla linea B. Magari puoi anche partecipare alla linea A, perché se sei sotto 300 unità abitative, eccetera, chi te lo impedisce? Quindi stiamo invitando i comuni a fare, come dire, ecologia del progetto in tutti i modi. Se avete già fatto uno sforzo, verificate se quello sforzo con poche cose può essere riadattato a questa linea di finanziamento, a questo bando. Ci sono altre domande? No, mi permetto solo di dire, in realtà Maurizio l'hai già detto, ma dato che ci sono arrivate un po' di osservazioni, che il materiale verrà caricato sul sito di ANCI Lombardia, sia il materiale del quale ha discusso la dottoressa Martino, sia quello che abbiamo presentato, e ci sono tutti i riferimenti appunto ai documenti. Ok. Noi non abbiamo messo, tanto per essere ancora più diretti, in questo momento dei numeri di telefono, perché per motivi organizzativi, ma soprattutto sanitari, ANCI in questa fase sta lavorando a distanza, quindi eravamo, come dire, in difficoltà. Dal 10 eventualmente apriremo anche la linea telefonica, però per adesso siamo presenti, quindi ci siamo, attraverso questo contatto via mail. Quindi qualunque comune può mandarci una mail e iniziarci a porre quesiti. Quando entrerete in questo form vedrete che non ci sarà una pagina bianca, ma vi accompagneremo dicendo: non hai capito su questo argomento, se sì che cosa. Sarete proprio, come dire, guidati il più possibile. Io, se non c'è niente, chiederei alla Piera Bismara se vuole concludere lei, così come ANCI abbiamo aperto e chiudiamo. Piera. No, grazie a te Maurizio, grazie alla dottoressa Martino e anche a Lorenza Gazzerro, con cui naturalmente lavoreremo grazie a questo accordo di collaborazione che abbiamo sottoscritto. È un'occasione importante che ci viene data, e quindi tutti insieme dobbiamo concorrere in modo sinergico e anche secondo delle procedure concordate e condivise. Quindi è anche molto bello che si sia creata questa alleanza e che si tenga conto delle diverse linee di attenzione che ci sono state poste. Quindi sicuramente un intervento che ragiona su borghi dal punto di vista dello spopolamento, dell'abbandono, dell'intervento sugli immobili, sulle unità abitative, ma anche con l'ottica di farlo rinascere, quindi con un'attenzione anche a tutti i servizi sociali, di istruzione, culturali, turistici, per i giovani soprattutto, forse perché in questo momento siamo anche particolarmente impegnati con Regione Lombardia sul versante della promozione dei servizi per i giovani. Se l'obiettivo è la rigenerazione da tutti i punti di vista, diciamo che è un'opportunità molto interessante. Ci sono delle risorse importanti, vediamo di utilizzarle al meglio. E avete capito che abbiamo messo a disposizione tutta la nostra macchina organizzativa per darvi il massimo supporto possibile. Siamo a disposizione, nonostante manchino due giorni alla fine dell'anno, noi siamo qui. Ringrazio particolarmente Maurizio Cabras, che avete capito ci sta mettendo l'anima, e questo è un elemento essenziale, ma ringrazio anche tutto lo staff di ANCE, le ragazze che avete visto prima, perché insomma tutti insieme vogliamo raggiungere questo importante obiettivo. Vedremo quale sarà questo borgo pilota lombardo, perché naturalmente poi siamo anche interessati a capire l'esito di tutto questo percorso, e confermiamo i nostri auguri e buon lavoro a tutti. Grazie. Buon anno a tutte e a tutti, e grazie davvero.